Il romanticismo è un complesso movimento 7-800esco di carattere intellettuale e artistico, ma anche scientifico e psicologico, che vuole recuperare la cultura tradizionale primigenia dell'umanità identificata nell'antichità classica. Come riferimento emblematico per tale visione, sceglie il nome sintetico di Roma antiqua, cioè l'immagine ideale di una cultura sofisticata ma arcaica. Il romanticismo si manifesta nell'ultimo quarto del Settecento. Comincia con il movimento tedesco dello Sturm und Drang, tempesta tumulto, assieme a furia, impeto, pulsione, per poi diventare, pur tra molte variazioni, un atteggiamento fondante per tutte le culture alternative o naturalistiche o spiritualiste, anche nostre contemporanee. I romantici vogliono fare rinascere una nuova sensibilità esistenziale, immune dalle rinunce ideali che sono state imposte alla condizione umana autentica dalla moderna razionalità, dalle organizzazioni, dall'impero, dalla chiesa, dalla nascente industria, dalla civiltà urbana e burocratica. Il romanticismo professa costrutti e valori che stanno anche alle fondamenta di almeno una parte importante della psicologia contemporanea. I sentimenti e le passioni, la creatività e l'immaginazione, la vitalità, l'irruenza, la spontaneità, l'anima, l'intimità, la riflessione interiore, il sogno, le visioni, una certa forma di follia. Il pittoresco, il sublime, l'assoluto, l'ineffabilità del nostro rapporto con il mondo. Il romanticismo privilegia la capacità di scelta individuale e il titanismo di chi crede nelle sue scelte quanti accettano di stare ai margini. Il demone interiore di socratica memoria che guida istintivamente la persona alla scoperta della sua autentica verità personale. L'esotismo, le tradizioni dei popoli e delle culture lontane, il folklore, assieme alle mitologie nordiche. L'universalismo che ci unisce e ci rende simili, assieme al patriottismo che preserva l'identità del popolo nella nazione. L'interesse per la storia passata, specie per il Medioevo e per le analisi in chiave storica della realtà contemporanea. L'urgenza spirituale, non inquadrata in una religione istituzionale gerarchizzata, la forza necessaria e provvidenziale del destino. Per il movimento romantico, l'impulso, l'inconscio, il desiderio determinano il nostro comportamento più della razionalità. La sensibilità esasperata, le emozioni, i sentimenti, le passioni sono più importanti della ragione. La fantasia e l'ironia possono essere più urgenti della realtà e della sua lettura, scrittura, matematica. Il soggettivo conta più dell'oggettivo. Il rispetto delle regole civili è importante, ma può richiedere un prezzo troppo alto da pagare rispetto all'affermazione delle verità dello spirito. L'essere umano è sempre potenzialmente un artista e la disposizione creativa è alla radice della verità vitale di ciascuno di noi. Arte, letteratura, musica, poesia sono la produzione umana più importante. L'essere tende all'infinito ed è mosso da una naturale inclinazione al bene e al giusto. L'energia vitale è il motore della nostra dinamica psicologica. Tra gli intellettuali di riferimento del romanticismo possiamo citare Rousseau, Kant, Fichte, Schelling, Herbart, Schopenhauer. Tra gli artisti possiamo citare Goethe, Alfieri, Schiller, Beethoven, Foscolo, Byron, Leopardi, Wagner, come tanti altri anche recenti.